volte negli anni passati ancora non possono essere pagati. Evidentemente questo provvedimento in particolare è il figlio di questa filosofia, perché va ad incidere, cosa si dice? Innanzitutto si taglia un contratto in essere, una prestazione in essere a livello di ore e quindi poi a livello di stipendio, dicendo poi che le eventuali risorse comunque in ogni caso dovrebbero essere recuperate dal fondo di istituto, che servono magari a pagare le supplenze temporanee. Ripeto, è una filosofia del taglio ai servizi pubblici, del taglio a un servizio pubblico fondamentale come quello dell'educazione, una filosofia che è assolutamente da rigettare. Iniziamo oggi qui con questo documento, ma ci torneremo più a fondo, perché le cose da dire sono tante, ci torneremo più a fondo prossimamente in un consiglio che affronterà tutta la tematica della scuola e, ripeto, la gravissima situazione in cui essa versa a causa della politica del governo Berlusconi. Grazie consigliere, altri interventi? Consiglieri, ci sono. Gaccione, prego. No, non c'è mio problema, io parlo sempre volentieri, prima, dopo e anche durante, spesso anche durante, mi piace. Ma innanzitutto voglio anche per alleggerire, voglio fare gli auguri alla ministra che si è sposata e fa e questo matrimonio, un po' di auguri sinceri si possano fare, per fortuna sui impegni, per fortuna i suoi gli impegni gli hanno permesso di trovare il tempo anche se a tarda notte, se no rischiava prima di generare e allora poi con i crocifissi diventava un problema. La questione è seria, la questione, io condivido e apprezzo il percorso che la maggioranza ha deciso appunto di attuare su sollecitazione, lo sarà il consiglio, tralascio le polemiche riguardo all'opportunità o meno di presentare e della forma come è stato presentato, ma come si sa i proverbi a che volta sono come i detti di compagno Andreotti, a volte sono molto precisi, un c'è peggiore, vero, sordo di quello che non può sentire o che non può capire. La questione ci pare che fosse e andasse da trattare con i criteri con i quali abbiamo trattato. Io però mi vorrei permettere di porre all'attenzione, il consigliere Pampaloni ha detto ci sarà occasione di parlare delle questioni della scuola e io penso che si debba anche affrontarla dal punto di vista del lavoro e dei lavoratori, delle possibilità, delle capacità, dell'esigenza, però non si può porre l'attenzione in maniera un po' più generale anche a queste tipologie di lavoro, perché voglio dire, la vedo un po' difficile attaccare giustamente queste forme di lavoro che vengano abusate nella scuola con questi lavoratrici, lavoratori che vengono usati mi pare sia proprio il termine giusto, con contratti che hanno dello scandaloso e che possano essere, come si è visto, gli appalti rescissi a piacere del Ministero e del Governo in base a un regio decreto di 1923, quindi insomma siamo all'arbitrio. Però la riflessione, noi pensiamo, vada allargata anche a tutti quegli altri soggetti che sono in qualche maniera costretti a lavorare con queste tipologie, queste forme di contratto, che ci sono in tutta la pubblica amministrazione, locale, regionale e nazionale, certamente con motivi ben diversi e con tutte le gradazioni dei problemi che nascono dalle difficoltà finanziarie attraversano le amministrazioni locali, gli enti locali e non so. Però io penso che una riflessione ugualmente la dobbiamo fare approfondita e dobbiamo vederla in tutti i suoi aspetti e magari
se abbiamo il coraggio e le capacità, anche trovare delle forme di miglioramento, di limitazione del danno, diciamolo come vogliamo, usiamo i termini che ci pare, però dobbiamo metterci, faccio una riflessione, metterci gli occhi in maniera approfondita in tutte le forme e le tipologie di lavoro, di tutti quei soggetti che lavorano nella pubblica amministrazione, nella sanità, con contratti che non sono più sopportabili e con rapporti anche di lavoro fra le dirigenze e i lavoratori che stanno a parer nostro degradando il tessuto sociale della nostra società e dell'ambiente del lavoro, perché poi diventa un po' come una frana e piano piano se ne perde contorno e si perde anche il controllo e si rischia che si arrivi e si degeneri in forme non più controllabili e non più accettabili. Cioè, quando ci sono delle persone, tanto per parlarsi chiaro, lavoratrici e lavoratori che non è che lo fanno perché ci hanno da finire gli studi o perché vogliono avere molte ore libere il giorno e gli piace lavorare magari dure la mattina e dure la sera, ma quando si ha queste forme di rapporto di lavoro e di contratto, io penso che sia un problema, serio, anche perché è una cosa che non è di una, due, 10, 20 persone, ma riguarda centinaia e centinaia di lavoratrici e lavoratori anche nel nostro territorio. Quindi io penso che esprimo la massima soddisfazione, 10 secondi, per quello che abbiamo saputo produrre come Consiglio Comunale, però rinnovo l'interesse per affrontare questa discussione in maniera più generale e più completa. Grazie. Grazie consigliere. Giacomelli, prego. Sì, ora è abbastanza difficile in 5 minuti andare a sviscerare in qualche modo una vicenda anche così complessa. Mi trova d'accordo, insomma, un po' tutte le parole anche ha detto Gaccione, effettivamente sono facilmente condivisibili, le trovo giuste, è anche vero e ritengo che questa scuola era in qualche modo da rivedere, quindi io non è che ritenga in qualche modo la Gelmini stia facendo un gran lavoro, questo no, però è anche vero che ero uno di quelli che mi vedeva concorde del fatto che questa scuola c'era sicuramente da rimetterci mano. Questo non per forza doveva prevedere dettagli o non per forza doveva prevedere una cosa del genere, ma sicuramente c'era bisogno di metterci mano. Spero che soprattutto anche il Consiglio Comunale possa dare uno spunto alla discussione che verrà fatta. Perché andare in qualche modo, come spesso ho sentito, a criticare solo le decisioni che vengano prese dal governo è un aspetto che personalmente non piace molto se non c'è una controproposta, se in qualche modo non si può dire bene, questo è un errore ma io farei in quest'altra maniera, io mi muoverei in maniera diversa. Ritengo che dovevamo mettere le mani nella scuola già molti anni fa, e quindi tentando un po' di anticipare tempi, e come spesso succede in Italia arriviamo a fare le cose con un attimino in ritardo. Tra l'altro ho avuto modo di valutare, grazie anche a una serata che ha fatto il PD con cui ha chiamato delle persone del polo scolastico, tra l'altro una persona anche che lavora in Spagna, se non mi ricordo male, Cinotti o qualcosa del genere, ho trovato sinceramente molto interessante quel dibattito, penso che quei dibattiti possano servire anche per trovare spunti e per poi domani proporre anche qualcosa di diverso, trovando da tutte e due le parti, appunto dalle persone che erano intervenute a quel dibattito, spunti di riflessione comunque interessanti, alcuni anche a favore di fatto che forse la scuola italiana ha bisogno di essere rivista in qualche suo punto. Non mi voglio dilungare molto, dico soltanto anch'io sono contento che si possa parlare di questo argomento in Consiglio Comunale, pur ritenendo, come giustamente ha detto Baroncelli, anch'io non ritengo idoneo come siamo arrivati a ragionarne, questo solo per dovere di cronaca e per
esprimere giustamente qual è il mio pensiero.